Ho trovato un grande maestro che mi teneva fino alla sera, e mio amico Nils Liedholm. Mio papà, che è del 41, quindi Sì. insomma ha quasi 80 anni, mi ha sempre detto, da piccolo mi ricordo Buffon, Maldini, mi faceva la formazione, perché lui è Sì. milanista, e mi ha sempre detto, Buffon era il più forte di tutti. Quando io gli dicevo, Gianluigi, campione del mondo, quell'altro era più forte, Io ha sempre detto che lei era più forte di questo Buffon. anche lo Cosa dico, dice ma io non dico niente a mio lei? parente, alla Lo so, lontana, i nonni sono cugini, lo so, i nonni però sono cugini. sì. Però, insomma, ma Lidl era un vero signore, vero? Lidl per me mi ha insegnato sia sì, a essere calciatore, però mi ha insegnato a essere uomo. Sa cosa vuol dire nella vita? Avere la fortuna di trovare dei maestri come Miro Cremere e dei maestri come Nils Liedholm. E quando il giovedì io giocavo, avevo fatto il torneo di Viareggio col Sì, Milan, no? sì. Cioè, domenica il giovedì mi dice Liedholm, tu domenica Gioca giocare. con la I che parlava Sì, così. tu domenica giocare. E io ho detto, tu non tanto a posto. Invece, campionato 49-50, ho esordito Milan-Sampdoria 5-1. Lei giocava col Grêmio lì. Cioè, Poi Grêmio. Quindi giocò bene perché se, 5-1. 5-1 a San Siro A le San Siro. tremavano le gambe. Un po' sì. Che cos'era San Siro quella volta? Vent'anni avevo. Cos'era San Siro dopo la guerra? San Siro era un C'era già piano. È un il piano. secondo, non No, c'era un il piano secondo. solo. Perché nel 54 hanno fatto il secondo, il terzo. Quindi l'hanno fatto per lei. Sì, L'ha fatto per voi. l'anno dopo, quell'anno lì abbiamo vinto, abbiamo arrivato i secondi, prima la Juve. Sì. L'anno dopo, Dopo 40 anni lo scudetto, lo giusto? scudetto. 44 anni mi pare. Sì, poi del 54, del 57, 59, Ma 4. no. Però devo dire una cosa, nel 54 io, 5, sono Sì. stato scelto il miglior portiere d'Europa. Il resto d'Europa contro la Gran Bretagna C'era già Yashin sì, quella volta. Yashin era mio amico, mio grande amico Yashin, Ma senta, ma Yashin, cioè, a un ragazzo di adesso, come lo descrive? Noi non abbiamo visto. ma non si può descriverlo perché per me il più grande portiere di tutti i tempi è stato lui e Dino Zoff. Addirittura. Senza togliere niente, io faccio il tifo per i friulani, però i portieri friulani. Però suo nipote non le piace tanto. No, Oh sto scherzando. sì, Sì, beh, mi metti forte. anche lui, Metto che. sì. Sì, però io sono molto amico di Dino. Dino è Dino era, stato sì. bravo. Adesso sta così così, poco bene Sì, anche. l'avevo intervistato di recente. Bissell mi ha detto che ho avuto delle cose, perché sono stato mandato il premio a Palmanova. E dopo, Yassi così, grande Ma portiere. come rapidità? Lui Un gatto. aveva le braccia, lui aveva le braccia, quando era così in piedi, le braccia le arrivava qua. Ma era alto. 1,90, come me. È del 29. Poi tutto nero, faceva paura. Non Non nero. era ragno nero, lo chiamavano, perché aveva la maglia nera. Sì, Sì, sì. perché aveva la maglia nera, non che era A me, nero. invece a me mi chiamavano, Anche lei? no, mi chiamavano un altro nome, sui giornali, Tenaglia. Sai perché? Perché aveva la presa. Perché avevo la presa, tenevo sempre la palla, vedi? La più bella parata che ha fatto. Ne ho fatte tante. La più bella parata. La più bella partita, che dopo sono andato fuori, Italia-Inghilterra a Roma. E a 20 minuti dalla fine si vinceva 2-1, abbiamo perso 3-2. Mi ha portato via il naso. Perché lei usciva, aveva paura, no? Piaceva anche agli C'è un inglesi. giornale da allora, Sì. tutto sporco, la fotografia, con lui avremmo vinto, c'è scritto. Dopo te lo faccio Che vedere. anno era? 1961, credo. Ci si Italia ricorda Inghilterra. tutto lei. Volevo chiederle, Nordahl, dicono che era impressionante, come attaccante. 6 anni
ha vinto 6 volte i gol. Ma lei che parava in allenamento, sì, era formidabile. Era un tiro fortissimo. Tiro fortissimo, anche sì, di testa era forte, e era poi grosso. Quando partiva andava, si attaccava 2-3 a lui, poi aveva una forza spettacolosa. Invece Lido non aveva testa. Ma io dovrei parlare di grandi giocatori, Nordahl, Gren, Lido. Anche Schiaffino ha avuto lei. Schiaffino. Parlo di stranieri. Sì. Lei mi ha detto a Precenico, quando c'era Rivera, che il più forte di tutti era Di Stefano. Di Stefano, che è morto un anno fa, penso, mio amico. Che ha giocato con Di Stefano. Sì, sì, contro Italia-Spagna. Anche in Coppa dei Campioni? Sì, giocava nel Real Madrid. Certo. Però 2 volte Italia-Spagna. A Roma 1-1 e mi ha segnato proprio Di Stefano. 1-1. Italia, poi sono stato 6 volte capitano della nazionale.